Ora la parola a Paolo Pombeni dell'Università di Bologna, il suo tema il ritorno della body politics, partiti, sindacati, associazioni. Prego, professor Pombeni. Grazie. Il tema che mi è stato assegnato è, per tanti aspetti, un tema centrale della trasformazione del sistema politico contemporaneo, che appunto nell'età di cui stiamo parlando in questi giorni, cioè a cavallo fra l'Otto e il Novecento, trova la sua prima consapevolezza da parte degli osservatori. Dico subito che per trattare propriamente questo tema bisogna liberarsi da un preconcetto, cioè che stiamo parlando del partito nel senso che, per semplificare, chiamerei leninista del termine, cioè il partito come la sede in cui si elabora una politica che poi viene imposta alle rappresentanze parlamentari e alle altre rappresentanze pubbliche che il partito veicola attraverso il meccanismo elettorale. Questo modello è un modello che definitivamente in Europa si afferma soltanto poi 1945. Ci sono delle premesse, ci sono delle esperienze diverse, ma in forma stabile e forte questo non esiste prima. E vi do una dimostrazione molto semplice, cioè questo comincia ad esistere nel momento in cui il vertice del partito assume una rilevanza pubblica politica, il vertice del partito in quanto partito, quello che in Italia chiamiamo il segretario del partito, no? Io credo che praticamente nessuno sappia, e in questo momento non me lo ricordo neanche io, una volta lo sapevo, chi era il segretario del Partito Socialista ai tempi di Prampolini. Non parliamo del segretario del partito, cioè, liberale britannico o del Zentrum tedesco, non esistono queste figure, esistono i parlamentari, esistono i leader politici che fanno riferimento a questa cosa che già comincia a chiamarsi partito, che è una cosa di tipo diverso, ma che non è ancora quel tipo di cosa. Che cos'è allora? E qui entriamo nel discorso veramente complicato di arrivare a questo, perché naturalmente noi non possiamo dimenticare che l'origine della modernità politica viene posta nel discorso del superamento della società, strutturata in ceti e corporazioni. La modernità nella politica è il discorso per cui fra lo Stato e il cittadino non c'è nulla, la famosa espressione delle leggi Le Chapelier, perché appunto ci sono o i cittadini singoli o l'organizzazione pubblica, no? Non esiste una struttura sociale intermedia di qualsivoglia tipo. Poi naturalmente la situazione è molto diversa nei diversi paesi europei, perché ci sono società in cui la tradizione, chiamiamola così, comunitaria, sopravvive molto di più, perché è una tradizione fondamentalmente consona al sistema parlamentare, e qui paradossalmente, non in sé, ma paradossalmente per quel che pensano gli europei, è la Gran Bretagna che mantiene questo tipo di tradizione comunitaria. Gli europei invece guarderanno alla Gran Bretagna come un grande sistema, di liberalismo classico, in cui appunto c'è solo il singolo e la struttura pubblica, ma non è vero. Io ai miei studenti, mi permetto di ricordarlo anche qui, che è una assemblea molto più colta, ricordo sempre che la Gran Bretagna ancora oggi ha questa idea di chiamare i rappresentanti parlamentari MP4, cioè si dice sempre questo è un rappresentante parlamentare del collegio tal dei tali, perché c'è una, almeno simbolicamente, un rapporto forte fra il parlamentare e la comunità che in teoria rappresenta. Oggi in Italia nessuno dice il signor D'Alema rappresentante di Gallipoli, di che cos'è, non ne frega niente, il signor D'Alema è lì, può essere eletto a Gallipoli o a Torino o ad Aosta casualmente, dico D'Alema per dire, ma vale per qualsiasi altro uomo politico. Ovviamente questo non è vero in Francia, dove esiste un radicamento molto forte dei deputati nelle realtà locali, ma nessun deputato
oserebbe dire che non è il rappresentante della nazione, ma è il rappresentante di quella determinata città o di quella determinata situazione, e lo stesso vale in parte per l'Italia. La Germania è un problema un po' diverso perché è un sistema federale, ovviamente, essendo un sistema federale la situazione è un po' più complicata. Ma quindi l'origine della modernità nella politica è il famoso discorso se cosa devono essere i partiti. No, i partiti devono essere questo ciò che riflette, ciò che, per prendere due famosi autori tedeschi, Arnold Ruge, che nel 1842 fa discendere i partiti dalla critica, o il conservatore Ludwig von Rockau, che nel 53, nei suoi famosi saggi sulla Realpolitik, lui è l'inventore di questo termine, sostiene che è l'opinione, non l'interesse, a fondare i raggruppamenti sociali. Cioè questa idea che i raggruppamenti sociali sono raggruppamenti che sono fondati appunto su un modo di pensare, no? Adesso noi stamattina abbiamo usato il termine narrazione, possiamo usarne diversi, ma insomma fondamentalmente su una cosa che quindi non è legata a una realtà concreta. E quindi in quanto tale i partiti sono, come avrebbe poi detto Burke in un famoso esempio, delle honorable connections, cioè sono degli onorevoli sistemi di coordinamento fra persone che hanno il famoso idem sentire de Repubblica, cioè che la pensano allo stesso modo sul sistema costituzionale, sul modo di organizzare la presenza dello Stato. E questo dipende dalle scelte degli individui e non dal riconoscimento da parte di una qualsiasi istanza esterna di questa appartenenza. Una delle cose difficili da spiegare a quelli che cominciano a studiare la politica ottocentesca, per esempio, sono gli apparenti movimenti fra partiti diversi dei leader, no? Uno degli esempi classici è Disraeli nelle prime quattro elezioni si presenta una volta come radicale, una volta come conservatore indipendente, una volta come conservatore moderato, quattro volte non mi ricordo più come che cosa, ma si presenta lui, è lui che definisce se stesso, non c'è una struttura alle spalle che dice tu sei questo o tu sei quell'altro, no? E fa un appello a quelli che ritiene possano pensarla in quel determinato modo e che possano essere convinti che lui li rappresenti in questa maniera. Naturalmente si dirà, sì, questa è la teoria tradizionale, quando io ho cominciato a studiare queste robe, no? Sì, questo fino ai partiti socialisti, quando i partiti socialisti invece hanno cambiato questo discorso, perché i partiti socialisti sono organizzati, come diceva la polemica ottocentesca, come le chiese, quindi c'è un'ortodossia, c'è una cosa, lì c'è questo grande meccanismo superiore che dice questo è socialista, questo non è socialista, tu sei dentro, tu sei fuori, tu fai, tu non fai. Che è una visione un po' schematica di come avviene questa cosa qua, no? Anche qui un autore francese della fine dell'Ottocento, completamente dimenticato, che scrisse un grosso volume di 600 pagine sulla socialdemocrazia tedesca, fece notare, per esempio, che la famosa battaglia fra revisionisti e ortodossi, Kautsky, Bernstein, eccetera, eccetera, non aveva assolutamente portato a un discorso di condanna ideologica da parte del congresso del partito riguardo a Bernstein, ma Bernstein è stato costantemente ricandidato come candidato del Partito Socialista, non c'era stata nessuna espulsione, non c'era stata nessuna formula, lui continuava ad essere parte di questo perché era un meccanismo che non esisteva, cioè c'era, come possiamo dire, una affermazione su un problema di verità filosofica generale, ma che non incideva poi più di tanto sul tipo di organizzazione del partito. Il partito non era questa determinata cosa. Il partito era appunto il collettore di questo modo di pensare comune. Lì la grande distinzione che si faceva all'epoca era fra i modi di pensare che erano accettabili perché non venivano considerati
eversivi rispetto alla Costituzione generale e i modi di pensare che invece venivano considerati eversivi e che quindi non potevano essere accettati. Qui in tutte le lingue ci sono diversi modi di definire questa cosa, fazioni, gruppi, però insomma la sostanza era poi questa, no? Ci sono alcune cose che possono essere accettate, altre cose che non possono essere accettate. Quelle che possono essere accettate fondamentalmente vanno sulla base delle identificazioni, personali. È semplicemente così? No, la cosa diventa complicata. Quando diventa complicata? Diventa complicata proprio nel periodo che noi consideriamo, cioè a seconda dell'evoluzione dei vari paesi, fra gli anni 70 e gli anni 90, alla fine del secolo dell'Ottocento, quando si pone un problema molto semplice, che è il problema della raccolta del consenso elettorale in un sistema elettorale allargato. L'origine fondamentalmente del partito come organizzazione sta dentro questo meccanismo, perché altrimenti non si riescono a fare due operazioni. Uno, non si riesce a razionalizzare il voto e il voto si disperde. Guardate, qui è una cosa curiosa, ma il sistema elettorale non è un sistema per fotografare cosa pensa la gente, ma è un problema per incanalare come pensa la gente, e funziona se si riesce a incanalare il pensiero della gente. Se non si riesce ad incanalarlo, il sistema elettorale ha uno sbocco di tipo eversivo. Due, perché bisogna evitare nella lotta politica le manovre di inquinamento reciproco, cioè il fatto che delle persone dall'esterno, autoproclamandosi capaci di interpretare una certa tradizione, possano alterare alcuni equilibri che ci sono. Che sono equilibri che vanno sempre più orientandosi, o almeno in alcuni paesi vanno orientandosi, verso rappresentanze di tipo, fra virgolette, sociale. Allora, cerco di fare un po' d'ordine all'interno di questa situazione che capisco può apparire abbastanza confusa. Il primo problema, il problema della organizzazione del sistema elettorale. È chiaro che quando voi avete un sistema elettorale che è basato fondamentalmente su due modelli, o sul modello britannico, che è il modello delle ipotetiche comunità virtuali, i borghi, le contee, le università, oppure il sistema francese, che è basato su una quantità fissa di elettori che fanno un collegio, per cui il paese va diviso in tanti pezzettini, quanta è questa unità fissa del collegio, perché tanto è un problema semplicemente di aritmetica nazionale. Voi avete comunque il problema di governare la raccolta del voto all'interno di questi enclave, all'interno di questi territori. E per fare questo avete bisogno di una forma di manipolazione, cioè avete bisogno di una forma di appello agli elettori che possa dire perché l'elettore deve scegliere A piuttosto che B, e possibilmente perché la scelta sia ristretta, non si disperda su troppi fronti, perché se si disperde su troppi fronti poi si perde qualsiasi possibilità di rappresentanza di tipo unitario. Allora, ovviamente, qui abbiamo le due classiche organizzazioni. Una è quella inglese, che verrà battezzata polemicamente il caucus di Chamberlain, cioè l'idea che l'organizzazione avviene attraverso una narrazione politica, che in questo caso è la capacità di fare la riforma sulla base di un programma, la cosiddetta platform, rispetto alla quale poi tutti si vincolano, perché a questo punto non è importante scegliere A, B, C o D, naturalmente nella leggenda, come rappresentante, perché tanto A, B, C o D va in Parlamento per fare quello che è stabilito nella platform. Poi alla fine si vedrà se l'ha fatto o non l'ha fatto, in questo caso sarà rieletto o non sarà rieletto, no? Però questo rende relativamente indifferente la scelta del candidato. Naturalmente è una finzione, perché tutti questi candidati poi sono candidati abbondantemente espressi da sistemi, diciamo così, di notabilato locale delle varie organizzazioni, delle varie cose. L'altro meccanismo è il meccanismo che diventa invece tipico della Germania, che è il meccanismo di rappresentanza dei settori sociali. Un paese che è profondamente diviso da problemi di appartenenza territoriale,
quindi gli stati del nord che sono protestanti, gli stati del sud dove ci sono anche i cattolici, eccetera, eccetera, dà problemi molto forti di tradizioni comunitarie, di tipo diverso, che sono appunto le tradizioni appunto del mondo cattolico, del mondo protestante, tradizioni del mondo operaio, eccetera, eccetera. Ecco, questo sistema ha bisogno di cristallizzare queste appartenenze, in qualche misura, sotto alcune bandiere e di garantirsi che queste cristallizzazioni non vengano manipolate. Guardate, l'invenzione di quella che noi chiamiamo oggi la tessera di partito è un'invenzione che viene fatta in Germania a metà dell'Ottocento per un meccanismo molto semplice. La scelta dei candidati era fatta con una roba che oggi si chiamerebbe impropriamente le primarie, cioè si faceva un'assemblea di tutti quelli che si autodefinivano appartenenti al partito liberale, cattolico, quello che era, i quali andavano in un determinato posto e li decidevano collettivamente che si sarebbe candidato Tizio Caio Sempronio. Siccome ovviamente questa autodichiarazione, come insomma avviene anche adesso, poteva prestarsi a molte manipolazioni, perché gli aderenti a un partito avversario potevano infiltrarsi lì dentro, ovviamente, per votare per un candidato che loro ritenevano più debole, per favorire il loro, si decise di registrare le persone attraverso una tessera. Cioè potevano votare soltanto quelli che si erano fatti registrare come membri di quel determinato partito, e lì si comincia a inventare questo discorso. Ma in tutto questo non c'è un discorso vero di struttura che poi controlla diciamo così, l'azione parlamentare di queste persone. L'azione parlamentare di queste persone, anche qui, dipende ampiamente da che cosa? Dipende ampiamente da due fattori. Uno, intanto i parlamenti lavorano molto meno di quello che lavorano oggi e facevano molto meno leggi di quante si fanno oggi. Quindi questi parlamenti erano parlamenti che avevano, come posso dire, uno spazio di indipendenza per i candidati abbastanza forte, per i deputati abbastanza forte. Tranne quelle che vengono chiamate le questioni di bandiera, questi candidati, dove i parlamenti funzionavano, come appunto in Gran Bretagna, cioè dove decidevano per davvero, i parlamenti poi vedevano di organizzarsi come meglio, possiamo dire, o anche come in Francia, come meglio di volta in volta ci poteva organizzare. Dove invece i parlamenti non potevano fare un accidente, come in Germania, potevano fare poco perché l'iniziativa era tutta governativa, lì si invece, come dire, incrementa l'aspetto che noi oggi chiameremo identitario, cioè il membro di partito, è la cosa che Weber più volte rimproverà al sistema politico tedesco, il membro di partito è portato di più a esprimere una posizione di tipo ideologico, perché non potendo fare azione, oggi chiameremo di governo, fa azione di propaganda, cioè ripete ad onta, almeno a livello ufficiale. Poi, appunto, gli studiosi, anche qui, i primi politologi dell'epoca, dicono poi non è vero, perché nelle commissioni parlamentari, poi anche in Germania, i partiti si mettono d'accordo, in realtà lavorano insieme come si fa dappertutto. Questo meccanismo a fine secolo si incontra con un problema molto, molto grosso e molto importante, che è quello che viene chiamato il problema dell'integrazione più o meno negativa, no? Cioè quasi dovunque si è allargato l'elettorato, quasi dovunque l'inserzione nell'elettorato di queste nuove fasce sociali, che non sono fasce naturalmente partecipi di quella che, insomma, adesso è un termine, come possiamo dire, per spiegare una cosa, non vuole essere un termine scientifico, sono parte della narrazione che ha unito il sistema politico, la narrazione risorgimentale in Italia, il problema della peculiarità, britannica, il problema della grandezza imperiale in Germania, il problema della tradizione della grande rivoluzione francese, della peculiarità del sistema francese, della rinascita. Quello che volete voi. Queste classi dirigenti per un certo periodo sono prese soltanto da forze che sono parte di questa narrazione e quindi non hanno bisogno più di tanto di essere, come noi potremmo dire oggi, acculturate in senso politico. Quando questa cosa crolla, ovviamente qualcuno deve assumersi questo compito, qualcuno deve assumersi il compito di dire perché tu devi stare dentro questo sistema, perché tu devi essere all'interno di questo sistema, cosa fa di te un cittadino. Ecco.
E i partiti cominciano la loro grande trasformazione sulla base di questo. Cioè, la grande trasformazione che è quella. Noi siamo quelli che ti dicono, a te, personaggio normale, A, che tu sei parte di una cittadinanza, in base a determinati requisiti, B, che tramite noi, cioè che tramite questa forma di appartenenza, di identificazione, tu puoi fare, puoi rendere effettiva, puoi rendere efficace questa tua partecipazione. No? Perché puoi ottenere delle cose battendoti in Parlamento, puoi ottenere delle trasformazioni, puoi ottenere dei risultati. Ovviamente ciò che incrementa questo è, come è già stato abbondantemente ricordato dalle bellissime relazioni di questa mattina, la grande crisi di fine secolo. La grande crisi di fine secolo che mette tutti di fronte al problema, da punti di vista diversi, ma tutti i paesi affrontano il problema del qui la barca, diciamo così, comincia a rullare, se non a rischiare di affondare, e se noi non ricostruiamo un meccanismo che ingloba queste forze, noi non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Ci sono, ogni paese ha la sua forma, no? Biagini giustamente ricordava che stamattina il grande impatto della guerra anglo-boera, che per esempio mette il paese per la prima volta di fronte a questo problema della, come possiamo dire, dello stato di disagio in cui si trovano le classi inferiori perché non riescono a reclutare soldati, la gente è troppo magra, troppo bassa, storpia e quindi non si riescono, hanno bisogno appunto, come lui ricordava, di una massa enorme di combattenti, non si trova. Le grandi inchieste sulla povertà di Butz che escono, sono 6-7 volumi, nascono dalle commissioni di selezione militare che si trovano di fronte a questa cosa e che cominciano a affrontare questo problema. La Germania affronta il grande problema dello shock dell'essere una potenza mondiale che non viene riconosciuta come tale. E quindi tutto il problema. Ma l'imperialismo dobbiamo accettarlo o non dobbiamo accettarlo? No? Nel 1900 esce questo famoso volume di Friedrich Naumann, Democrazia e Impero. Democrazia und Kaisertum, no? Dove dice, se volete la democrazia dobbiamo avere l'impero, perché la democrazia è fondata sul, diciamo, l'allargamento, adesso lo dico in termini moderni, l'allargamento del benessere senza l'impero ve lo scordate. Quindi è interesse di tutti voi sostenere questa cosa qua. In Francia ci sarà la grande spaccatura della Fleury-Dreyfus, che è un altro grosso momento in cui, che fa scoprire una nazione che si spacca in due. No, e dobbiamo trovare qualche cosa per evitare che la nazione si spacchi in due. Dobbiamo inventarci un modo, quindi anche la nazione che è più, diciamo, ostile ai partiti e che non li vorrebbe perché c'ha la premessa della rivoluzione francese che dice no al federalismo, che ovviamente il federalismo significa appunto no ai corpi intermedi, eccetera, eccetera, un po' ritorna indietro su questa cosa, no? E non a caso i governi combo sono poi i grandi governi, come si dice, la regia occulta di Jaurès, la trasformazione del Partito Socialista e di queste cose. E la stessa cosa, per certi versi, avviene in Italia. La grande stagione giolittiana, che è la prima stagione, vogliamo chiamarlo anche qui, consentitemi di giocare un po' con le parole, la prima forma di un piccolo consociativismo, nasce appunto su questa base qua, ma in fondo se noi non abbiamo strumenti di integrazione, sia pure negativa, non possiamo farlo. E Giolitti dice noi dobbiamo andare verso il Partito Socialista perché tutto sommato abbiamo bisogno di trovare qualcuno che ci ascolti, no? E la famosa risposta di Trevis, abbiamo trovato qualcuno che sull'altra sponda ci ascolta, no? Quindi, cioè, il dialogo è necessario, ma il dialogo politico non può più essere un dialogo sui massimi principi, deve essere un dialogo fra forze organizzate. Nel titolo di questa relazione io ho richiamato queste due famose conferenze di Maitland del 1899 e del 1903, in cui lui appunto ricorda questo discorso sulla body politics e dice, adesso vi risparmio le citazioni, ce l'ho qui tutte, ma insomma forse non è il caso di leggerle, in cui lui dice guardate, il mondo è cambiato perché oggi noi vogliamo avere come controparti delle entità che sono delle entità sociali innanzitutto. E sono, soprattutto, lui dice, right and duties bearing institutions, cioè istituzioni che comportano diritti e doveri, cioè sono istituzioni vere e proprie, cioè sono forme di coordinamento sociale, non sono più i vecchi partiti di opinione, dove non ci sono né diritti né doveri. Qui sono forme di coesione, di raccolta sociale, eccetera, eccetera, dove, come
dirà in un famoso saggio Mosca, come le sette e le chiese, si stabilisce chi è dentro e chi è fuori, chi è l'interprete dell'ortodossia e chi no, eccetera, eccetera. E si stabilisce un regime di appunto un regime di appartenenza al quale uno deve in qualche misura sottoporsi. È chiaro che questa cosa comporterà uno sconvolgimento terribile, perché al contrario di quanto noi ci immaginiamo oggi, questa trasformazione non viene salutata dalla scienza politica dell'epoca come una meravigliosa trasformazione progressista, viene quasi concordemente da tutti giudicata come un disastro. I due libri più famosi che i politologi che li hanno letti per sentito dire giudicano come i primi studi sui partiti politici, cioè quello di Ostrogoschi e quello di Michels, non sono due studi politologici sui partiti politici, sono due pamphlet di polemica contro i partiti, perché Ostrogoschi dice che i partiti sono la morte della libera scelta liberale, per cui ciascun intellettuale che vuole va, si presenta, dice io sono liberale e raccoglie i voti, e invece ci sono i demagoghi che dicono no, sono solo quelli che diciamo noi, quelli che benediciamo noi, che voi potete votare, poi c'è tutta la storia, perché così si fa in America, così non si fa in America. E Michels, da tutto un altro punto di vista, al contrario dice, i partiti non sono neanche il posto dove si elabora la teoria politica, sono i posti dove gruppi dirigenti, la ferrea legge dell'oligarchia, impongono le loro idee, che con l'ideologia politica non c'hanno nulla a che fare, tant'è vero che i veri ideologi, come me, fra parentesi, me, Michels ovviamente, sono messi da parte. Quindi questo è lo shock, no? Ma la cosa interessante è che il sistema politico invece in realtà, come spesso accade, se ne frega dei politologi e in realtà va verso una accettazione di questo modo di organizzare, perché questo modo di organizzare viene considerato l'unico modo per ricostruire un contesto comune, che è un contesto comune in qualche misura dato dal fatto che attraverso i vari partiti si possono recuperare tradizioni nazionali. Guardate, questo è molto interessante, no? La prima guerra mondiale, che abbiamo più volte recuperato, per esempio, dimostra che i partiti socialisti, nella maggior parte degli stati, eccetto in Italia, ma qui poi dirò una parola sul perché, sono partiti che fanno poi la famosa scelta nazionale. I socialisti francesi con la Francia, i socialisti tedeschi con la Germania, i laboristi inglesi con la Gran Bretagna. McDonald's viene espulso dal partito perché è un pacifista e non ci vuole stare. Ma i sindacati sono tutti favorevoli a questa cosa e entrano nel discorso della guerra. Perché le loro classi dirigenti capiscono che il loro fine è l'integrazione. Non puoi rimanere fuori dalla nazione. Sei morto come partito se rimani fuori dalla nazione. Gli italiani sono fregati perché non riescono a... perché neanche gli italiani riescono a stare fuori, perché non sono mica il partito che dice no, dicono né aderire né sabotare, cioè non sono né carne né pesce. Mussolini, c'è questo famosissimo articolo in cui li prende in giro per questa cosa, no? Fondamentalmente non possono aderire perché si rendono conto che è un'operazione contro di loro. Cioè in Italia il nazionalismo è un'operazione per farli fuori. Perché Salandra ha scritto a Re questa famosa lettera che poi è stata pubblicata, noi finalmente con questo torneremo a prima della rivoluzione parlamentare del 76, eccetera, eccetera. D'altro canto non hanno neanche il coraggio di dire facciamo la rivoluzione, perché si rendono conto che questo finirebbe per essere distruttivo, tant'è vero che appena arriva l'occasione storica per ricucire in termini risorgimentali questo che è Caporetto, i socialisti praticamente tutti si allineano, no? Perché è finito, cioè di fronte al problema, alla pace, in pericolo, eccetera, eccetera, è finita questa cosa. Ma è finito come un discorso sul modo di essere dei partiti, no? Ciò che naturalmente renderà estremamente complicato questo tipo di discorso, e che porterà, a mio giudizio, a un certo appannamento del problema dei partiti fra le due guerre, sarà il problema del fatto che la società che esce dalla Prima Guerra Mondiale è una società che è convinta di aver potuto superare, grazie alla prova della guerra, questo problema della divisione della narrazione nazionale.
si illuderà di poter essere ritornata a questa narrazione nazionale. Anche qui, guardate, la comparazione è molto interessante, perché l'unica vera repubblica dei partiti, che è la Germania, lo fa perché la Germania ha perso la guerra. Quindi attraverso quell'esperienza non si può arrivare a nessuna narrazione nazionale, no? Se non alla narrazione che è un disastro. Però i partiti sono stati tutti in qualche misura, insomma, più o meno coinvolti in questo disastro. E guardate, non è un caso che Hitler va al potere ribaltando questa narrazione, cioè inventandosi la teoria dei traditori di novembre, di quelli che hanno pugnalato la Germania alle spalle, eccetera, eccetera, ricostruendo in senso negativo la narrazione nazionale. Ma all'inizio l'esperienza di Lloyd George in Gran Bretagna è di nuovo un'esperienza con l'idea del superiamo i vecchi partiti, no? Torniamo al One Nation Party, al grande partito nazionale, no? Col suo leader, che ovviamente sono io Lloyd George, eccetera, eccetera. L'Italia non ce la fa, ma è quello che si vorrà fare, ed è quello che Mussolini capirà che è la scommessa vera del futuro. Arrivando poi alla forma del partito unico, è la fase iniziale della Francia, prima Tardieu, poi vanno su e giù, poi ci sarà, prima Clemenceau, poi vanno su e giù, poi ci sarà Tardieu, cioè ci sarà questo continuo tentativo che non funzionerà finché questa cosa verrà recuperata da De Gaulle. De Gaulle è il grande restauratore della narrazione nazionale, dove i partiti verranno a questo punto, come possiamo dire, posti in una posizione un pelo differente rispetto a quella di prima, cioè che piuttosto la posizione dei, come possiamo dire, dei contenitori, fabbricatori della classe dirigente, della selezione della classe dirigente, che non più, almeno in una serie di posizioni, i costruttori di questa body politics, cioè i costruttori di quello che non a caso Maitland aveva intuito, perché Maitland era due cose. Uno, era uno storico del diritto, fondamentalmente un medievista, e quindi aveva in mente la grande comunità medievale, dove la politica è la communitas communitatum, cioè la sfera dello Stato non è la sfera del potere verso i singoli, ma è la sfera del coordinamento dei poteri che esistono nella società. Due, è stato il grande traduttore di Gierke in Gran Bretagna, e quindi della riproposizione della teoria corporativa, della teoria corporativa tedesca. Questa idea, appunto, che la società non è formata da un sistema di individui, questo sistema non può essere manipolato oltre un certo tipo, la società è formata di corpi con cui in qualche modo bisogna fare i conti. Ma questi corpi, e questa sarà la grande intuizione weberiana, vanno in qualche misura politicizzati, cioè vanno desocializzati, perché sennò diventa una cosa molto difficile, diventa una federazione che non si governa più, vanno politicizzati e vanno riportati a quello che non a caso Weber chiamerà il partito di Weltanschauung, cioè il partito di visione del mondo. Perché è vero che la loro origine è un'origine sociale, ma bisogna cercare di evitare che questa origine sociale prevalga. E guardate, da questo punto di vista, la cosa, e qui finisco perché siamo un discorso lungo, la cosa più interessante è la trasformazione che subiranno i partiti comunisti occidentali, che da partiti di classe diventano partiti pigliatutto, no? Diventando da partiti operai a partiti dei lavoratori. E voi sapete che questa non è una semplice, come possiamo dire, trasformazione linguistica, perché comincerà ad essere inventata questa formula, che io trovo una delle formule più geniali della politica dei lavoratori del braccio e della mente, che è una meravigliosa invenzione linguistica per dire che è un contenitore dentro cui possiamo stare tutti. Grazie. Grazie. Grazie professor Pombeni, anche tu hai calato sul tavolo una quantità di carte.